Signori e signore, parliamo di inflazione? Perché è uno dei temi principali del momento ed è importante conoscere cosa sta succedendo, perché vedo molta gente arrabbiata sulle politiche monetarie della BCE e sull'aumento dei tassi, ma per capirle bisogna anche capire cosa sta succedendo nel contesto. E lo farò cercando di rimanere il più semplice possibile, dandovi qualche spunto di riflessione, e vi prometto che a fine video ne saprete molto di più rispetto alla Meloni, riguardo l'inflazione, giuro. Considerato che nei nostri paesi l'aumento generalizzato dei prezzi non è figlio di una economia che cresce troppo velocemente, ma di fattori endogeni, primo fra tutti la crisi energetica causata dal conflitto in Ucraina. Vi dimostrerò chi si sbaglia. Quindi, come vi dicevo, vedo molta gente su internet arrabbiata rispetto alla Lagarde e la sua politica monetaria di aumento dei tassi di interesse. Questo aumento dei tassi di interesse che è partito dalla metà del 2022 e che sta ancora continuando per cercare di combattere l'inflazione. Questo grande aumento dei tassi di interesse ha preoccupato molte persone e alcune hanno dato la colpa alla Lagarde, si è ammattita, questa qui ci vuole far fallire, eccetera, eccetera. Ora, innanzitutto, so che magari per gli italiani questa figura, no, dell'uomo solo al comando può fare un certo acquolino in bocca, ma non è che funziona così un'istituzione internazionale. La Lagarde è la presidente in realtà di un board di economisti e di esperti che proprio decidono per quanto riguarda le politiche monetarie della BCE. Quindi non è solo la Lagarde che ha deciso l'aumento di interessi, ma un gruppo di economisti che tra l'altro ad ogni decisione di aumentare i tassi di interesse è sempre stato concorde in maniera unanime all'interno del collegio di aumentare i tassi di interesse. Ah, ma quindi non è solo colpa della Lagarde, quella maledetta? Sei solo una monella, mi hai disubbidito. No, non è solo colpa della Lagarde, ma anche se ci fosse un qualche tipo di colpa, bisogna un po' pensare a delle tematiche di decision making e vedere un po' le cose in prospettiva, in quanto non solo c'è questo board di economisti, ci sono anche ovviamente tutta una serie di studiosi, di ricerche che fanno all'interno della BCE, di simulazioni di come potrebbe evolvere l'economia, l'inflazione, eccetera, eccetera. Insomma, una serie di cose molto complesse. Non è che la Lagarde si sveglia la mattina e dice: boh, oggi aumento dello 0,25% i tassi di interesse. C'è tutta una serie di studi che poi portano a quel tipo di decisione. Quindi sono comunque delle decisioni molto pensate. Quindi queste persone sicuramente possono sbagliare, ma su 100 decisioni di politica monetaria sicuramente ne farebbero molte più giuste loro rispetto che all'uomo che ha preso l'università della strada oppure al laureato in informatica. Quindi abbiate anche un po' di fiducia nelle loro competenze. Sotto questo aspetto e vedere un po' la realtà in questo modo, vi consiglio anche un libro da leggere che si chiama Thinking in Bets, cioè pensare attraverso le probabilità, che secondo me è molto utile per appunto prendere decisioni non solo professionali ma anche di vita. Non è importante prendere la giusta decisione che poi risulterà corretta, ma è importante prendere la giusta decisione col maggior numero di possibilità che sia corretta. Vi consiglio di leggere quel libro che è molto bello. Ma quindi perché stanno aumentando questi tassi di interesse? Beh, semplicemente perché i tassi di interesse, che sono uno tra i tanti strumenti che sta applicando la Banca Centrale Europea, servono per combattere l'inflazione, che sta effettivamente scendendo. Tra l'altro si prospetta che ci saranno almeno due altri aumenti dei tassi di interesse della Banca Centrale da qui fino alla fine dell'anno. E qui nasce il primo problema, perché da una parte vi ho detto che l'inflazione sta diminuendo e dall'altra vi sto dicendo anche che la BCE aumenterà ancora i tassi di interesse. E questa cosa può sembrare un poco strana, quindi cosa sta succedendo veramente? C'è davvero la BCE che vuole far fallire l'economia italiana e europea oppure ha qualche base di fondamento? Adesso vi racconto tutto. Per capire queste tematiche bisogna andare a vedere che cosa è l'inflazione e com'è composta. Queste tematiche, ma anche tante altre, le spiegherò anche all'interno del mio percorso di educazione finanziaria, Le Fondamenta, dove andremo a enunciare non solo maggiori dettagli riguardo a cos'è l'inflazione, come si costituisce, eccetera, eccetera, ma anche tante altre tematiche di educazione finanziaria. Se siete interessati, sono più di 6 ore di percorso divise in 3 lezioni e vi lascio il link in descrizione se volete prenotarvi. La prima inizierà questo mercoledì, quindi affrettatevi, e se non potete mercoledì ci sono comunque le video lezioni in differita con anche le slide a disposizione, sempre anche in differita. Quindi vi consiglio di dargli un'occhiata. Ora, che cos'è l'inflazione? Brevemente, lo sappiamo tutti, è un aumento dei prezzi nel tempo, ma ci sono diverse tipologie di inflazione che si possono studiare.
Ad esempio c'è l'inflazione generale, l'inflazione core, l'inflazione può essere suddivisa su diversi settori, eccetera, eccetera, eccetera. Di nuovo, discorso un po' lungo che in questo momento lo evitiamo. Ci basta pensare che in questo momento ci sono due principali indicatori di inflazione che le banche centrali, non solo europea ma anche statunitense, stanno tenendo d'occhio, cioè l'overall inflation, cioè l'inflazione generale, quella che molto spesso sentite nei telegiornali, che sta effettivamente diminuendo, e la core inflation, cioè l'inflazione di fondo, l'inflazione strutturale, e cioè l'inflazione depurata dalle componenti di materie prime energetiche e materie prime alimentari. Quindi dall'inflazione generale togliamo la benzina, il petrolio, il gas e poi gli alimentari e otteniamo l'inflazione core. Ecco, bisogna capire molto attentamente cosa sta succedendo tra inflazione generale e inflazione core. In quanto, al contrario di quello che dice la Meloni, l'inflazione attualmente sta diminuendo a causa di una diminuzione dell'inflazione, quindi una deflazione, dei prezzi della componente energetica, quindi i prezzi di petrolio, gas, eccetera, eccetera, stanno diminuendo e stanno facendo ridurre anche l'inflazione generale, come potete vedere da questi grafici. Ma dall'altra parte, se escludiamo queste componenti alimentari e energetiche che hanno guidato il primo momento di inflazione dallo scoppio della guerra, vediamo che in realtà l'inflazione core ha raggiunto da poco il picco e non sta decelerando come sta avvenendo anche per l'inflazione generale. Ecco, questa è una delle grandi preoccupazioni della Banca Centrale Europea. Per chi segue queste tematiche si è molto parlato di inflazione appiccicosa, cioè che è molto difficile da ridurre, in quanto appunto questa inflazione core ha delle tematiche che possono entrare in una maniera più strutturale all'interno dell'economia e quindi avere molta più difficoltà a ridurre il tasso di inflazione rispetto all'inflazione generale, come abbiamo visto che è molto più sensibile soprattutto ai prezzi energetici, che sono aumentati molto prima e adesso stanno diminuendo. Perché questa inflazione appiccicosa, quindi? Beh, ovviamente molti economisti ne stanno discutendo, ovviamente come qualsiasi dibattito scientifico stanno cercando diverse risposte ed è molto difficile arrivarne a una in questo momento quando ancora tutte le cose stanno cambiando. C'è chi sta facendo rinascere la legge di Phillips, c'è chi sta dando la colpa alla supply chain, ai colli di bottiglia, chi all'aumento salariale, chi invece alle aspettative di inflazione, chi agli aiuti di Stato, chi a un mix di questi, eccetera, eccetera. Ma in tutta questa confusione di dibattito scientifico all'interno degli economisti vi voglio raccontare quello che ha affermato la BCE e la sua visione riguardo l'inflazione europea dal 2022 ad oggi. Secondo la BCE la storia dell'inflazione dal 2022 ad oggi, quindi in questo anno e mezzo, può essere divisa in due fasi, una prima fase e una seconda fase, con driver riguardanti la dinamica inflattiva molto diversi. Nella prima fase, dovuta anche al lockdown, alla guerra in Ucraina, una serie di fattori, anche gli aiuti di Stato eccetera eccetera, hanno fatto sì che ci fosse da una parte dei colli di bottiglia riguardanti l'offerta di beni e dall'altra parte una grande aumento di domanda di beni da parte dei cittadini e le imprese, dovuto all'aumento del risparmio, dovuto alla riduzione dei consumi, perché essendo in lockdown non avevano possibilità di consumare magari in viaggi e quindi li consumavano in prodotti tecnologici, eccetera, eccetera. Tutto ciò ha fatto sì che questo aumento dei costi di produzione le aziende lo hanno trasferito ai consumatori e questo ha creato appunto grande inflazione. Quindi l'aumento dei prezzi energetici è stato trasferito al prezzo finale del bene e così è aumentato l'indice inflattivo. Ho un dubbio. Ma questo non avviene normalmente, cioè il trasferimento dei costi di produzione dalle aziende ai consumatori? Beh, in realtà no, e questo è un punto molto importante da comprendere. In quanto, sempre secondo la BCE, prima della pandemia, soprattutto dovuto a un'economia stagnante, che comunque non cresce molto, eventuali aumenti dei costi di produzione non venivano trasferiti ai consumatori, ma li tenevano in azienda, diminuendo i margini di vendita dei prodotti finiti. Questo perché, appunto, essendo un'economia non troppo crescente, i consumatori non erano disposti a spendere di più su quei determinati beni e quindi assorbivano le imprese l'aumento dei costi di produzione riducendo i margini. Ma con lo scattare della pandemia e quindi con tutte quelle tematiche che abbiamo detto, e quindi aumento del risparmio, volontà di consumi diversi, aiuti statali, eccetera, eccetera, l'economia schizza. Le persone hanno molta più volontà di spendere, eccetera, eccetera. Questa propensione al consumo diversa, quindi, fa sì che le aziende abbiano un incentivo a spostare l'aumento dei costi di produzione da se stesse ai consumatori. E quindi ciò ha procurato
un aumento vertiginoso del tasso di inflazione. Siete delle merde. Questo processo è molto interessante perché molto spesso si dice: ah, le aziende decidono quella. In realtà sono semplicemente guidate dalla volontà dei consumatori. E per chi ha fatto un qualche minimo corso di marketing o imprenditorialità lo sa molto bene. Le imprese fanno solo quello che i consumatori sono disposti a fare. Questo era lo step 1 del processo inflattivo, che più o meno arriva fino alla fine del 2022. Attualmente siamo nello step 2 con dinamiche inflattive molto diverse. Infatti, come abbiamo detto, i costi energetici stanno diminuendo, come anche quelli alimentari, quindi l'inflazione generale inizia a diminuire, come potete vedere di nuovo da questi grafici. Ma cosa succede? Succede che le capacità di consumo e anche di risparmio dei consumatori sono molto diminuite rispetto alla prima parte inflattiva. Le politiche di sostegno al reddito da parte degli stati per aiutare questo periodo di pandemia stanno anche queste finendo, e quindi praticamente i consumatori non stanno avendo più risorse per continuare a spendere quello che stavano spendendo. E quindi cosa succede? I consumatori sono anche lavoratori, e quindi per compensare questa perdita di risparmi, da diverso tempo a questa parte stanno iniziando a richiedere aumenti salariali. Ad esempio, la BCE si aspetta un aumento salariale all'interno dell'Europa del 14% da qui al 2025. E questa è una cosa molto preoccupante, in quanto potrebbe generare la famosa spirale salari-prezzi, cioè i consumatori richiedono più reddito, ma questo fa aumentare i costi di produzione, che dicevamo prima riguardo i beni. Le aziende trasferiscono questi costi ai prodotti finiti, quindi riduce di nuovo il potere d'acquisto dei consumatori, che quindi richiedono nuovi salari più alti, eccetera eccetera eccetera. Una spirale inflattiva che non finisce mai, e questo è, se vogliamo, il caso peggiore di tutta questa storia, che ovviamente la BCE non vuole arrivare. Quindi, come vi ho promesso, ora ne sapete molto di più rispetto alla Meloni, e cioè che la dinamica inflattiva in questo momento è guidata non dai prezzi energetici, ma da componenti salariali e di richieste contrattuali dei lavoratori, che è una cosa molto preoccupante. Ora, fatto sta che, bene specificarlo, al momento la BCE non vede ancora partire una spirale salari e prezzi, ma è importante comunque non fare in modo che questa spirale avvenga, e quindi per questo c'è questa decisione della Banca Centrale Europea di aumentare ancora i tassi di interesse, perché appunto questo può prevenire ancora di più l'innescarsi di questa spirale. Ah, ma così creiamo la recessione economica, i tassi di interesse dei mutui, eccetera eccetera. Ecco, anche su queste cose non è che la prima persona che viene può insegnare queste cose alla Lagarde o agli economisti della BCE. Loro stessi sono consapevoli dei risultati che possono fare queste politiche monetarie restrittive, e anzi è proprio quello che vogliono, cioè ridurre la crescita dell'economia. E per capire questo passaggio bisogna tornare un po' indietro. Vi ho detto infatti che l'inflazione nel primo periodo è stata dovuta al trasferimento dei costi di produzione dalle imprese ai consumatori, perché l'economia cresceva, i consumatori erano felici e contenti, e quindi tutto aumentava. Ma se io induco un rallentamento dell'economia, una recessione, cosa avviene? Beh, avviene praticamente, o almeno ipotizza la Banca Centrale Europea, un meccanismo simile a quello pre-pandemia che vi ho raccontato in precedenza. Sostanzialmente quello che succede è che se l'economia torna un po' più fiacca, allora c'è meno possibilità dei consumatori di spendere, c'è più concorrenza per le imprese, perché appunto i consumatori sono meno propensi a spendere, quindi valutano attentamente su dove indirizzare le proprie spese, e questo fa sì che le imprese riducano i loro margini e inglobino eventuali aumenti di produzione all'interno dell'azienda. Tutto ciò porta anche ad una riduzione non solo dell'inflazione generale, ma anche dell'inflazione core, che è l'indice che preoccupa maggiormente la Banca Centrale Europea. Quindi questa è un po' la strategia e le idee e le analisi che hanno effettuato la Banca Centrale Europea. Come vi ho detto, ci si aspetta ulteriori almeno 2 aumenti dei tassi di interesse da qui alla fine dell'anno, e questi comporteranno una riduzione, come ci si aspetta, dell'economia. Non arriverà una recessione per quanto si prevede, ma una riduzione dell'economia che gioverà alla riduzione dell'inflazione, perché un'inflazione del 5, 6, 10%, soprattutto se è un'inflazione strutturale che può generare una spirale prezzi-salari,
potrebbe generare molti più danni rispetto a un aumento dei tassi di interesse e l'aumento dei mutui bancari. Questo ovviamente si sta prendendo in considerazione. Basta pensare ad esempio alle disparità inflattive che si stanno generando attualmente. Sono temi molto importanti che potrebbero generare molti più danni rispetto a un aumento dello 0,5% da qui a fine anno. Per questo ha ancora molta enfasi la Banca Centrale Europea, la sta dando a combattere l'inflazione. Detto ciò, spero di avervi un po' chiarito queste dinamiche inflattive, la Banca Centrale Europea, che cosa è successo in questo periodo, eccetera eccetera. Vi aspetto nel mio percorso di educazione finanziaria, dove andremo ad approfondire questo ma anche tanti altri temi. Mercoledì vedremo i 5 concetti fondamentali dell'educazione finanziaria e esploreremo i mercati finanziari, che cosa sono, come sono composti e quali criticità hanno. Quindi, se siete interessati, potete partecipare o alla singola lezione o al percorso completo che vi consiglio. Niente, vi aspetto lì, ci salutiamo, arrivederci e grazie, credo. Spero di esservi stato utile, alla prossima.